Ciao a tutti, eccoci subito pronti per un nuovo torneo, il torneo giornaliero di Richesse, quindi oggi è il 13 ottobre e siamo qui pronti per cercare di vincere questo torneo dove solitamente partecipano 1500-2000 persone. Attualmente sono iscritti 280 giocatori, 284, 285 con me, come vedete questo numero qui sopra tende a crescere. E il torneo funziona così, 3 minuti a giocatore, quindi la partita durerà circa 6 minuti. E la cadenza di gioco è 3 minuti più 0, e appunto 3 minuti a giocatore per 1 ora e 30, perché il mio avversario è un 2400, quindi più o meno un pari categoria. E giochiamo questo impianto stile apertura moderna. Adesso con questa sequenza di mosse siamo rientrati in qualche altra, in un'altra apertura. Questa alfiere di 3 non mi piace per lui, e cerco di, magari faccio a 5. A 5 l'idea potrebbe essere cercare di manovrare per portare il mio cavallo in C5 e dare quindi fastidio al suo alfiere. Cavallo in D4, cerco di rafforzare e prendere spazio al centro. Se mi cambia, riporto il mio pedone lì. Altrimenti cerco di fare C5. Ok, mi ha cambiato, quindi C5 rafforza la posizione. È un piano interessante che si può intuire facilmente, potrebbe essere questa sequenza. Ok, anche lui probabilmente l'ha immaginato perché con Donna E2 vuole rafforzare il controllo delle case bianche. A questo punto direi torre 8, indirettamente diamo fastidio a questo pedone, H3 per evitare l'inchiodatura ci può stare, si poteva immaginare, e dunque, alfiere E6. A questo punto la mia idea è preparare questa spinta, quindi la domanda potrebbe essere come posso ulteriormente sostenere la spinta C4. Vediamo un po' quale potrebbe essere il piano, magari Donna B6. Ok, Donna B6, mi voglio mangiare un pedone, perché no? Lui mi inchioda, io mi schiodo, torre C8, non la metto in D8 perché magari prima o poi mi attaccherà con alfiere G5. Ok, questa era nell'aria, cavallo A7, diamo fastidio, su alfiere C4 potrei cambiare, ma in realtà la mia idea è quella di fare A4, e se mi cambia in E6 riprendo di Donna. Se mi mangio in A4, sono abbastanza sicuro che questo pedone prima o poi lo catturo. Adesso c'è una minaccia immediata con la cattura lì. E pedone per un pedone libero, pedone A mi darà grandi soddisfazioni. E andiamo su cavallo per, c'è ancora l'alfiere che regge, questa posizione la considero migliore per me. Cavallo C6, difendo e minaccio la cattura in B4. Se lui mi spinge, il cavallo salta comunque in B4 dando fastidio a C2. Ok, mossa logica la sua, dà uno sguardo anche qui, magari Donna E7, Donna E7, difendo, attacco. 1 minuto e 46, il tempo di gioco 3 minuti al giocatore, una vittoria vale 2 punti, e dopo due vittorie consecutive, intanto questo lo cambiamo, dopo due vittorie consecutive un giocatore guadagna il doppio dei punti, quindi si raddoppia. A questo punto direi torre di 8, giocando sul fatto che possa minacciare torre per e cavallo per C2. E torre per, cavallo per C2 è lì nell'aria, cavallo di 5, attacco qui, attacco qui. L'alfiere va indietro, il pedone A mi darà soddisfazione. Cerchiamo un po' di accelerare e portiamo in avanti il pedone A. 10 secondi di vantaggio, non sono tantissimi, però non sono neanche pochi. Se lui dovesse spingere io cambio in D4 e poi mi gioco il finale con il mio pedone libero. Dicevo, una vittoria vale 2 punti, due vittorie chiaramente valgono 2 più 2, però la terza vittoria a quel punto vale il doppio, quindi 4 punti. In caso un giocatore dimezza il proprio punteggio, questa modalità si chiama Berserk, e la vittoria vale 3 punti, e la terza vittoria è quella varrà 5 punti. E vediamo se siamo in grado. Ok, lui vuole fare cavallo di 6, che è chiaramente una mossa logica per lui, A2. Si è giocato torre 1 per bloccare, e pensava in realtà questa, torre C5. Torre C5, cavallo di 6, cavallo per C3. Ok, cavallo per C3 si può fare, mi fa cavallo per B7, allora gioco questa intermedia. E cavallo per C3 sarà la prossima mia mossa. Ok, lui si è difeso, però alfiere per E5 guadagni un tempo, se cavallo E4, torre C4 guadagni un tempo contro
il suo cavallo non difeso e ho tre attaccanti contro questo pedone. B4 è molto forte. B4 si gioca per l'inchiodatura. Anche se in realtà pedone per, alfiere per A1. Ok, si dovrebbe essere vincente. Qui abbiamo B3 a disposizione. E anche B3 mi sembra un'ottima mossa. E il colpo tattico è lì nell'aria e sarà con torre per E4. Pedone per E4, a quel punto cavallo per C3. Dopo la cattura, l'alfiere che attacca entrambe le sue torri, e su torre per B3 ho questo scacco intermedio con la cattura in A1. E lui si sposta, direi alfiere G7, la prossima la promozione è inevitabile. La prima è andata bene, vittoria contro un 2400, mi trovo in 20ª posizione e quindi devo cercare di guadagnare qualche altra posizione. Iniziare bene, questa sembra una frase abbastanza fatta, chi ben comincia è già a metà dell'opera. E giochiamo contro un altro giocatore abbastanza forte sopra il 2300-2363. Il mio avversario mi gioca D6, quindi probabilmente vuole giocare una Philidor. La Philidor quando gioca E5, e con questa C6 in realtà sta giocando uno schema un po' strano, non vuole far capire cosa vuole fare, E6 è un'altra mossa strana. E alle mosse strane cerco sempre di giocare in modo attivo, quindi H4 voleva fare H5, quindi direi e donne 2, alfiere G5. Tatticamente ci sono dei giochi perché donne e alfiere, come vedete, si coordinano contro il cavallo in E2. Quindi pedone per D5 di per sé qualcosina la guadagna. Arrocchiamo e mantengo esattamente la stessa idea. Adesso lui si schioda, cavallo E5. Porterei altri pezzi in gioco facendo attenzione alla forchetta. Quindi magari qui cambio, pedone per, forse donne 3, magari vogliamo sfianchettarlo noi, e se mi cattura in E4 riprendo di alfiere. Se il cavallo D5, ok, quello era inchiodato, quindi adesso sì che è il momento di fare cavallo E5. Momento interessante perché anche G4 merita attenzione. Anche G4 merita attenzione, così come alfiere per. Giochiamo in modo semplice. Alfiere H6. Di fatto l'alfiere di fianchetto è sempre il pezzo più forte, quindi se riuscissi a cambiarlo non può che essere qualcosa di positivo. Cavallo E5. A questo punto, fossi lui, cercherei di cambiare per alleggerire la posizione. Ok, questo è un momento tattico, donna F3 mi sembra forte. Eh sì, donna F3 mi sembra abbastanza forte, indirettamente attacco F7. Se cavallo per C3, tra virgolette me ne frego, e catturo qui. Ok, lui riprende, cavallo per C3 penso che sia la mossa che mi farà, però su cavallo per C3 c'è questa tattica, re Gx molto bella, che vince. E dunque, vabbè, la mia minaccia è proprio eliminare questo cavallo. Direi alfiere per D5. Ok, alfiere per D5 e torre 8. Pure cavallo per, pedone per. Vabbè, andiamo verso la tattica. Manteniamo l'alfiere in gioco. Alfiere va in D3. Se cavallo per E5, dono F6, lo stesso tema tattico di prima. E questo attacco formando una X è chiaramente molto forte. E torre 1, difendo, e se mi cattura si gioca sul tema dell'inchiodatura contro la donna sulle case nere. E a questo punto sempre sul cavallo E5, e donna F6 è decisiva. Devo accelerare. G4, qui ho tutti i pezzi che attaccano, quindi siamo pronti a fare H5, e H5 sarebbe risolutiva. Ho altro tema tattico, alfiere per G6. Quindi in realtà qui alfiere per G6 vincente, su re H7, ok, alfiere per G6 già vince. E su H7, H5 immediata, non sarebbe stato necessario affatto cercare di cambiare. E qui alfiere per, combatto a seguire. Scacco di scoperta di donna e il mio avversario è spacciato. Quindi seconda vittoria consecutiva. Se vedete nella parte a destra, dovrebbe essere o di qui o dall'altro lato, il primo in classifica ha 14 punti. 14 punti dopo quanto, 10 minuti di gioco,
È tantissimo. Vediamo quante partite ha fatto. Ne ha fatte ben 4. Io ne ho completate 2, ne ho fatte 4. Giochiamo adesso la variante Berserk. Con la variante Berserk gioco l'attacco Beresov. Quindi questo vi rubo con cavallo in C3. Su E6 c'è un rientro nella francese. Su questa è una mossa strana, cioè non meno della mia. E il mio obiettivo è cercare di fare 4. E 4 in questo momento va più che bene. E si gioca per l'inchiodatura. E in questa posizione direi che il suo cavallo poi alla fine resta un po' lì sciocco all'interno della scacchiera, perché solitamente il nero cerca di fare C5. Donna E2. Su donna E2 c'è una tattica, perché la mia idea era fare cavallo per donna E4, cosa che lui si è accorto. Direi rocco lungo e poi inizia a portare i miei pedoni in avanti. E cavallo C5, molto forte, minaccia cavallo per D7 vincente, perché donna E4 minaccia matto e minaccia l'alfiere. Continuiamo. G4 interessante, forse prepariamola ulteriormente. H4 sulla scacchiera. G4 già è possibile. Ok, lui vuole fare anche questa. Però facciamo così. Alfiere 4 mi cambia, donna D5 sembra naturale, ma cambio e gioco cavallo D7. Sta minacciando qualcosa? Non mi pare. E allora giochiamo C4. Idea G5. Aprendo il gioco. Cavallo D7 attacca la donna. La donna ritorna in E2. Dopo G5 si attacca, si prende iniziativa, che dovrebbe chiaramente essere vincente. E c'è stato in realtà un sacrificio di pedone che ho fatto, ma lui non gli ha dato molta importanza. Lo ripropongo. E qui intanto cattura, attacco la donna. Pedone per H6. Pedone per H6 la facciamo. Ok, qui direi H5, cercando di aprire tutto. Se mi mangia qui ho cavallo D7. Catturo, torre G1, minaccio questo. Ok, avevo torre D7 che vinceva all'istante. E continuiamo, cavallo per G6 comunque vincente. Cavallo per G6 doppio, e cavallo per F8 e scacco, mi cattura il premove. E qua c'è un doppio che resta all'interno della scacchiera, quindi abbiamo donna D7 e scacco, re per H6, donna E6, comunque donna E6 a prescindere. E appena sposti re, donna G6, e il matto sarà così a seguire. Non abbandona, allora portiamo il pedone in avanti. Sono abbastanza veloce, questa è una posizione molto comoda da gestire. Come vedete, le mosse sono poche e arriva la terza vittoria consecutiva, che vale 5 punti. La variante Berserk ha avuto i suoi effetti. Riproponiamola, quindi G6 sulla scacchiera, variante Berserk, partita moderna, difesa moderna, questa qui, che poi si rientra con questa sequenza di mosse in qualcosa di diverso, che prende il nome di... Questa è come se fosse una variante della scandinava. Ok, qui cambiamo, alfiere per F6 e ci giochiamo questa posizione in cui io ho la coppia degli alfieri, ma lui ha chiaramente adesso la coppia degli alfieri non ce l'abbiamo più. Se mi prende prendo il pedone per controllare le case centrali. E a questo punto l'idea mia è giocare sulle case bianche e bloccare da questa parte. Quindi torre di 8 sarà la mia prossima mossa. E torre di 8, così evitiamo cavallo di 4 e magari io stesso mi preparo qualche ingresso. Qui direi alfiere B3, così evitiamo che lui prenda il controllo della colonna D. E su questa cavallo E5 è molto interessante. Oppure torre A5, ci giochiamo al finale. Alfiere per, pedone per, cavallo D4, immagino che sia quello che voglio giocare. Cavallo per B3, riprendo. E ci giochiamo questo finale di torri, che è senz'altro interessante per entrambi. Io voglio il controllo della colonna. Forse qui in teoria potrei anche ripetere che lui ha questo pedone libero, come se io avessi un pedone in meno. Dovrebbe fare R2 e F5. Scacco, ok, scacco di nuovo e torniamo lì. A questo punto C4, blocchiamo, torre 1 probabilmente. Non so se ripetere oppure no. Fini della classifica, poi comunque sono sempre partite su internet. Ok, qui la ripetizione gliela facciamo. Sto
rischiando torre di 3, re 2. Avviciniamo il re e la mia torre la metto davanti al suo pedone, così la sua torre è vincolata alla difesa. Re qui, se torre per, torre per. Però altrimenti faccio questa, così difendo tutto e sono contento. Adesso in realtà poi alla fine prenderò anche il pedone di vantaggio. Prendo pedone libero, controgioco. Pedone H è un fortissimo e fastidiosissimo pedone libero. Re B5. Cambio. Adesso il finale per cui è perso, perché il pedone libero lontano. E quindi re F6. Inizia la corsa verso il pedone. Primo che si avvicina al pedone avversario perde il pedone. Quindi questo finale continua a essere vinto. 21 secondi. Sì, ce la faccio tranquillamente. 20 secondi. Qui devo soltanto fare attenzione ai temi di stallo. Ma ovviamente io ti lascio il pedone F per andare a mangiare gli altri. Ok, nuova vittoria. Dovremmo essere nei primi 10, anche meglio. Secondi con 14 punti. E già ci sono 803 giocatori iscritti, quindi come dicevo prima, solitamente in questi tornei giornalieri a 3 minuti chi è che partecipa è circa, cioè una partecipazione prossima alle 2000 persone. Si continua, provo anche lui, ha giocato la variante Berserk, quindi entrambi giochiamo con poco tempo a disposizione sull'orologio, ma non è stato preciso. Adesso io un pedone. Sì, chiaramente questa è una posizione totalmente persa per lui. E due pezzi in più. Due pezzi in più è una posizione molto sicura. Adesso i pezzi in più potrebbero anche essere più di due. Arriverà al fiore F4, cambio tutto. La mia è una posizione molto, molto sicura, perché come vedete il re non corre alcun rischio. E quindi mi devo limitare al cambio dei pezzi. Cavallo C4 vuole cambiare anche i cavalli. In realtà sarebbe stato inchiodato. Qui spingiamo tutto. E ci limitiamo ad avanzare. Ok, avanzo questo pedone, donna per B6, non mi può cambiare, invece sì, mi cambia lo stesso. E qui metto un pedone, dietro questo pedone metto la torre, voglio promuovere, e quando lui mi blocca io avanzo l'altro che non mi ha bloccato, allora si gioca per il matto. E donna 7 e donna qui. Ok, qua si gioca per il matto. E vediamo qual è il matto più rapido, probabilmente questo scacco. In realtà non è così rapido. Facciamo questa. Mi è sfuggito qualcosa, non può essere questo il matto più rapido. E scacco, ancora non è matto. Ancora non è matto, facciamo uno scacco qui. Un altro scacco, non ci saranno temi di stallo perché lui ha questo. Il matto dov'è? Ok, questo mi sta facendo. Mio avversario mi sta facendo perdere tanto tempo, ma è più che legittimo. Siamo primi, 850 giocatori al via, e dopo 20 minuti con sole vittorie ci ritroviamo lì a 19 punti, che è un ottimo. Probabilmente è un'ottima media, considerando che abbiamo vinto contro due pari categorie, quindi probabilmente due maestri internazionali. Scorrendo la classifica, ok, lui gioca col Berserk, lo faccio anch'io. Ci giochiamo questa apertura inglese che poi rientra nell'est indiana. Rientra nell'est indiana, una variante strana perché gli ho permesso di fare 5. È la mia idea. Ok, qui prendo di cavallo. Cavallo a 5 per cercare complicazioni mi sembra molto affascinante, però giochiamo la più tranquilla, cavallo di 7. Questo forse 6 o C6? C6 senz'altro. C6, sviluppiamo il cavallo qui, 20 secondi in meno. E qui abbiamo guadagnato un pezzo per via di questa tattica, se non sbaglio. Eccola qui. Ok, ho sbagliato, non c'è alcuna tattica. Donna per D6. Questo cavallo è un po' a rischio, va bene, semplifichiamo, dobbiamo tenere sotto controllo questi possibili cambi. Mettiamo la torre lì che difende tutto, adesso abbiamo il pedone in meno, una posizione compromessa e anche complessa. Donna C5, attaccando la debolezza. Attacchiamo
attaccando questo pedone che non è difeso, magari l'idea potrebbe essere fare b5, e b5 comunque la donna non è difesa. E quindi si gioca su questa idea tattica. Cavallo d4, la sua donna è in sovraccarico perché adesso deve mantenersi a contatto con, diciamo così, mantiene il pedone in più. Nell'altro modo aveva una struttura pedonale assolutamente rovinata. Donna per a2 è la minaccia, e come vedete questo pedone A è chiaramente più forte rispetto al suo pedone A. E direi torre d7. Torre d7 difendiamo, anche torre a8 sarebbe stata una possibilità. Qui mi cambia tutto, facciamo re g7 che rafforza, così ci togliamo da questo ingresso, e donna per a2. Dovrei cambiare una torre, tanto facciamo questa e donna qui. Se ci siamo tolti degli scacchi, non ho tempo. Questa è difesa indirettamente per scacco in b1 e scacco in b8. Quindi adesso il pedone A andrà in avanti. Vediamo se cade in questo tranello, non casca, non ci cade. Però adesso sì, scacco, scacco. In realtà non è caduto in alcun tranello, tutto sotto controllo per lui. Donna per a5, cambio. Ok, non mi ha cambiato, va bene, cambiamo le donne da qui. E adesso si gioca sul filo dei secondi, quindi cerchiamo di fare qualche premove per guadagnare secondi. Ok, 13 secondi, adesso il finale è vinto, quindi se mi cambi le torri sono più che contento. Te le cambio qui. Questa, 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 via. Ok, adesso ci mangiamo H, arriva questo, via. Promozione, è matto. Ok, 3 secondi sono serviti per allontanare gli inseguitori. Riproponiamo, almeno per questa volta, e anche quest'altra volta il Berserk. Ci giochiamo questo attacco vero e soffo una volta in più, una nuova volta. E questa linea con cavallo e4 molto interessante, perché lui cerca di avere il controllo sulla casa centrale e tatticamente a volte cerca di dar fastidio in questo modo, cercando di riportare la donna in a5. Quindi qui alfiere 5, attacco torre, f6 la mossa che mi aspetto, torno indietro e come vedete ho fatto rovinare abbastanza la sua struttura pedonale. Tatticamente minaccio pedone per e4. Pedone per e4 la facciamo senza pensare molto perché abbiamo donna h5 e il suo re resta lì al centro della scacchiera. E continuiamo, arrocco, donna e8, immagino che voglia alleggerire la posizione. Senza le donne in gioco il fatto di avere il re al centro non è poi così importante. E infatti questa è esattamente la sua condotta di gioco. Cosa voglio fare? Eliminare questo alfiere di case bianche, lo voglio eliminare con cavallo d2 e semplicemente cambiando. Alfiere per c7, qualcuno dirà, beh, puoi prendere quel pedone, un pedone gratis. Immagino di sì, ma non abbiamo alcuna fretta. Adesso forse sì, perché guadagno un tempo. E quindi torno indietro. Cavallo per e4, sono ben contento di cambiare tutto. E in realtà sono anche contento di aprire un po' la posizione. Donna c2 voglio cambiare, donna per e3 interessante per lui, anche se aprire troppo significherebbe ritrovarsi col centro, con il re al centro ed essere quindi attaccato. E alfiere b5, vogliamo semplificare tutto quanto. Su f4 catturo e direi che catturo prima qui. Attacco la torre, quindi mi dovrà riprendere. Catturo qui, scacco di scoperta, catturo anche f4. E se mi riprende alfiere per, mantengo i miei pedoni di vantaggio. Come vedete, ho neutralizzato i suoi attacchi sulla colonna C. E quindi alla prossima potrebbe anche arrivare torre d6, portando nuovi pezzi in gioco. E pedone per g5, aprendo linee per la mia torre. Re g4 obbligata, si potrebbe giocare per il matto, forse questa è quella più convincente. Semplicemente cambio le torri, centralizzo il re e questi due pedoni passati sono sufficienti per vincere la posizione. Come vedete lui non ha molto controgioco, mentre io miglioro la mia posizione migliorando il re. A questo punto ho spostato il mio alfiere per cercare di limitarlo ulteriormente con questa linea, quindi h3.
In realtà voglio fare G4, però G4 la faccio con calma. Alfiere per A5 era già possibile. Li facciamo A3. Togliamo pedoni dalla scacchiera e ne ho due liberi. Qui c'è un tema di matto con torre F6. Dovevo probabilmente inseguirlo. Eccolo qui. C4 e sarebbe matto. Eccolo qua. Matto annunciato e matto verificato. Ho più 6 sul secondo in classifica. E ancora è lunga. Adesso ci sono quasi 1000 giocatori presenti. Mi trovo in prima posizione, 29 punti, solo vittorie. Ma ancora è lunga, il numero 2, 2529, anche lui ne ha vinte tutte. Però ho più punti di lui, abbiamo fatto lo stesso numero di partite, ma ho più punti di lui semplicemente perché ho fatto la modalità Berserk in più occasioni. Giochiamo un nuovo attacco Veresov, il mio avversario ha fatto alfiere F5. Giochiamo E3, mossa tranquilla, alfiere D3, voglio cambiare subito quello alfiere. Lui non è d'accordo e io mi preparo a posizionare il mio cavallo in E5. Vediamo un po' se cambiare in G6 oppure no. Facciamo una mossa di attesa. Donna F3 di attesa perché voglio fare 4 e voglio giocare alfiere G3. Anche lui fa una mossa di attesa, anch'io faccio un'altra mossa di attesa. Vediamo chi arrocca dove e come. Ok, lui vuole arroccare lungo, allora io arrocco corto. Se lo arrocco a lungo mi preparo con B4 e su questa io in realtà dovrei aprire semplicemente la posizione. Catturo, dovrei fare E4, vediamo che succede se giocassi E4. 4 mi cattura, E5 tattica, quindi prendo. Ok, non mi piace molto questa posizione, vabbè. Ci giochiamo il possibile finale. Cavallo per D3, immagino che prima o poi debba farla. E5, forse un po' troppo speculativa per restare con il re al centro. E non è d'accordo, non l'ha fatta, allora glielo mantengo. Ma teniamo dentro la scacchiera. Torre D1. Lui ha torre B8, B4 come piano, che potrebbe essere un po' noioso. Io da parte mia cerco di preparare questa spinta in E4. E così come preparare la spinta da questo lato, qui ha trovato un tema di matto, però ci sottraiamo da questo tema di matto con la spinta del pedone G. Facciamo questa. Questa voglio fare 4. Su torre H8, G3 difende tutto. Ok, G3 secondo i miei calcoli tiene tutto sotto controllo, E4 potrei già giocarla. Anche lui vuole fare cavallo E5, quindi dobbiamo prepararci da questa cavallo E5 e immagino che sia il momento di fare 4. Anche se su E4 cavallo E5. Ma sì, devo aprire la posizione. Cavallo E5 pazienza. Rg2 non posso farla. Devo fare questa. Va bene, un pedone è andato, però abbiamo controgioco, torre per D4, che succede? Forse è stato un errore di mouse, o è stato voluto. E si continua, raddoppio. L'idea potrebbe essere entrare qui, abbiamo F4 nell'aria che mi permette di entrare in D7. F3. Forse è il momento di scacciare i cavalli. F4 mi sembra molto forte. Torre per G2, re per G2. Ok, questa interessante, torre qui, su cavallo G4, torre D7. Oppure su cavallo G4, E5, sarà più forte. 1 minuto e 02 per me, quindi 20 secondi in meno, qui lui punta al finale. Eh sì, qua deve cambiare, oppure cavallo F3. D'accordo, vediamo un po' come continuare. E A4. Cavallo per B2, mangio B5. Cavallo E3 scacco, ti attacco. Intanto questo lo cambiamo. E qui abbiamo cavallo per B5. Cavallo E3, ti attacco. Ti attacco di nuovo. Ah, cavallo E1, questa l'ho mancata.
cavallo E1 è fastidiosa. E perché poi alla fine resto col pedone in meno. Resto col pedone in meno. Vabbè, questa devo farla. Probabilmente 5 devo farla. Il mio re è tagliato fuori, questo finale è vinto per lui. E ha G5 a disposizione, cosa che non posso evitare. Eh sì, va bene. E peccato, adesso la situazione si è accorciata. Va bene, ha pur sempre 2500, quindi grande rispetto per lui. E solitamente su questa piattaforma chi ha 2400, da 2400 in su si è titolati, quindi può essere maestro FIDE, maestro internazionale o anche grande maestro. 1100 giocatori già registrati. 58 minuti al termine, dobbiamo recuperare il risultato negativo di prima. Ok, giochiamo questa apertura. Mi ha fatto alfiere G5 forse perché speravo in qualche premove. E adesso stiamo giocando uno Stonewall, quindi muro di pietra. Questo lo cambio. L'idea è fare G5, G4, anche C5 è interessante qui. Proviamo questa C5. Adesso nascondiamo i re e magari ci prepariamo a fare questo. Direi G5. Giochiamo un po' a destra, un po' a sinistra. Non è la condotta di gioco migliore, cercherò di portare avanti più piani. Ma l'ideale è cercare di portare avanti un piano in apertura e fare in modo che sia quello che si cerca di portare avanti per realizzarlo. Allora, vediamo un po' alfiere. Ok, alfiere F6, qui ho forfatta. Non mi piace molto questa posizione, spero di accetti semplicemente per giocarne un'altra. Ok, non ha accettato. Alfiere D7, inizia la manovra tipica e anche torre G8 è un piano. A questo punto giocherei così, cercando di portare tutti i miei pedoni contro il suo re. G4 è un tema. Il problema è che non posso fare. Va bene, questa non mi piace molto per lui. Penso che poteva giocare senz'altro meglio. E3 alla mia attenzione. Infatti direi che E3 sarà. È la mossa che mi dà un po' più di iniziativa. Torre qui, su pedone per. Su pedone per, alfiere per purtroppo non si può fare. Qui dovrei fare questa. Direi che raddoppio. Attacco G2, ha mancato alfiere F4, alfiere F4 sarebbe stata molto forte per lui. E vediamo un po' perché qui già c'è un tema tattico. E5, idea pedone per D4. E l'altra idea è chiaramente fare la classica e sempre solida F4. Alfiere per G3 vincente. E alfiere per G3 vince. Eh sì, perché comunque guadagna la donna. Con scacco più attacco, spero che il mio avversario qui si arrenda. Non è così, si continua, la torre la nascondo in G7, l'idea di matto è questa qui. Altrimenti, ok, si è reso. 31, il mio avversario, o meglio, l'unico giocatore col quale attualmente ho perso, e 2500 punti, si trova dietro di me. Si continua. Qui ho fatto una mossa un po' superficiale, quindi diamo fastidio al centro in questo modo e poi alla fine si rientra in un'altra apertura che è tipo una sorta di siciliana. E una siciliana, giochiamo alfiere F5. A questo punto, sempre nell'ottica di giocare qualcosa strano, magari il torre C8, provo a prendere sotto controllo queste case. La mia idea potrebbe essere anche D5. Forse D5 qui. D5 qui mi piace. Se spinge, metto un pezzo in E4. Sono degli schemi che tendo a giocare spesso in un'altra apertura, in un'altra variante della Caro Kann, quindi questa è la posizione. E quindi mettere un pedone in D5 per poi occupare le case bianche. Adesso si gioca per giocare contro questo pedone isolato. Forse c'è qualche tattica nell'aria, intanto. Cavallo E4.
creando un tema tattico perché la torre indirettamente guarda la donna e quindi il mio piano è giocare cavallo per d4 scoperta attaccando la donna avversaria. Quindi cavallo per d4, qui la minaccia che guadagna un pedone. Ok, questo non è un problema, alfiere per f3. Per f3 salva tutto, poi abbiamo cavallo e5, è tipica posizione con il pedone isolato. Attacco questo, lui è questo isolato, ci sarà un alfiere per b2 nell'aria. Vediamo se c'è qualche tattica strana, non credo. Alfiere per b2 guadagna il pedone, mi farà torre b1, quindi giochiamo donna 5. Alfiere per b2, quando avete una minaccia non è detto che dovete immediatamente cercare di concretizzare, ma potete semplicemente cercare di aumentare la pressione contro la stessa. Torre di 2. Questo, deviare questo alfiere sarebbe fantastico. Vediamo se ci riusciamo, perché l'alfiere è difensore di questa torre. Come potremmo deviarlo? Potremmo fare e5 accerchiando il pedone. Facciamo questo tentativo. Se pedone per, torre per di 2. L'alfiere andrà in e3 e a quel punto f5 cercando di accerchiare il pedone. La mia idea è fare f4, tagliare fuori dal gioco la donna e quindi torre per d5 potrebbe essere una possibilità. Adesso devo valutare se farla subito oppure no, magari aspettiamo un po'. E b6, così svincolo la mia donna che allegramente si sposterà sulle case bianche per cercare di dar fastidio al mio avversario. Ok, a questo punto devo tagliarla fuori. Devo tagliarla fuori dal gioco. Direi donna e5. Forse gli ho permesso alfiere f4 qui. Va bene, donna e6 era la mia idea iniziale, quindi cercare di cercare questo pedone per catturarlo, semplicemente per catturarlo. Alfiere 5 potrei farla. Ok, torre c6 va benissimo. Ok, torre c6 mi evita alfiere e5. Dovrei allontanare una torre dalla difesa. Alfiere f6, si ricomincia. Torre d6, cambio. Sono costretto a cambiare. Qui sono a rischio di subire una tattica. Torre per f6 è nell'aria. Se pedona d5 già mi preoccupa un po'. 59 secondi per me, 1 minuto e 15 per lui. Forse ha qualcosa con G5, comunque devo complicare. E re G7, così mi tolgo da possibili fastidi. Su torre per, senz'altro. Ah, torre per F6, qua in realtà perdo. Torre per F6 perdo all'istante perché da un lato mi gioca alfiere G5 e dall'altro mi gioca torre per E5. Bravo lui che l'ha trovato subito. E vabbè, torre per D7. Forse devo fare donna per d7. 52 secondi. Qui se si vince, si vincerà per il tempo, perché chiaramente la posizione è molto compromessa. Proviamo a cambiare anche le donne, così, dato che dobbiamo giocarla per il tempo, cerchiamo di farlo in un contesto più semplice, senza le donne in gioco. Quindi finché quando lui mi minaccerà scoperte, qui c'è torre per g6 che porta al matto. Torre per g6, va bene. Re per g6 e ci faremo dare sportivamente il matto, che sarà con donna f6 e donna h6. E, ok, non l'ha visto. E h6. 16 secondi, 15 qua, c'è un buon margine per rubacchiarla. Questa. Questa. 10 secondi. Beh, sono abbastanza ottimista di questa posizione. B5. Diciamo che avendo pochi secondi, la qualità delle mosse in realtà non è poi così determinante, si gioca soltanto per il tempo. E vabbè, abbiamo questa. Ho vinto per il tempo, una posizione persa. E siamo, ok, siamo ancora primi. Più 3 sul secondo.
Ho visto che Clotter ha perso una partita contro un 2168, buon per me. Quindi siamo tutti lì. Come vedete, è un torneo pieno di giocatori titolati. Questa scritta arancione vuol dire titolo internazionale. E c'era anche un maestro internazionale, non significa che gli altri non abbiano titolo internazionale. Giochiamo una spagnola, qui arrochiamo. Cavallo per e4, andiamo un po' a memoria, torre 1 o d4? D4. Giochiamo questa linea molto tagliente, cavallo per e5. Ok, lui mi riprende, riprendo. Cavallo d2, credo. Stiamo andando un po' a memoria. La spagnola è un'apertura molto teorizzata dove ci sono tantissime varianti. Ok, qui a4 è corretta perché minaccio al pedone per, quindi doveva spostare l'alfiere, me lo aspettavo questa mossa. Vediamo se c'è qualche dettaglio, forse c'è un dettaglio così, poter fare donna c3 e attaccare qui. Forse questo potrebbe essere un piccolo dettaglio che magari mi dà qualcosina in più in questa apertura. E F3, vai via, F4 sarà fastidiosa. Ok, sto pensando realmente troppo. E ok, si ricomincia. Alfiere 3 voglio bloccare tutto con alfiere C5. Il mio alfiere è molto più, il mio alfiere di case bianche è molto più forte del suo perché lui ha tanti pedoni su casa bianca, quindi ce la giochiamo dal punto di vista strategico cercando di cambiare quello che attualmente è il suo pezzo più forte, quindi l'alfiere di case nere. Per C5, donna per C5, l'idea pedone per B5 attaccando, e quindi questo è il tipo di posizioni che voglio assolutamente raggiungere. E questo alfiere si può cambiare? Sì, è facile? No. E il piano potrebbe essere cercare appunto di fare F5, F4. Ok, su questa direi che ti cambio e ti chiudo. E su C5, sono altri pedoni che vanno su casa bianca. Magari C3 via di fuga, l'idea potrebbe essere torre di 1. Torre di 1 e torre 1 sono delle mosse interessanti. Attacco il pedone, dovrà difenderlo. Questa è minaccia torre per 4 con scoperta. E nel frattempo mi preparo al raddoppio. Ok, torre qui. Torre di 1 è una possibile idea. Ok, qui forse c'è un tema tattico, pedone per, dovrebbe prendere di re, se prende di pedone alfiere per d5. E a questo punto h4 prendendo ulteriormente spazio. E g5 mi sembra molto molto forte, magari la facciamo dopo, la possiamo anche preparare in questo modo. Qui direi catturo re 3. Posizione equilibrata. Il bianco penso che abbia sempre qualcosina in più, anche se, come vedete, sto cedendo dello spazio. Bene, direi torre G3, così ci togliamo da questo ingresso. Ok, alfiere per D5 attualmente non si può fare. Giochiamo torre F2. Ah, torre F2, alfiere qui. Quindi molto fastidioso, va bene, questo lo cambio e torre a F2. In realtà qui è perso perché su questa c'è torre qui. Ok, forse alfiere D1. Alfiere D1, raggruppo tutti i pezzi. Forse si può fare anche prima. Comunque posizione molto difficile per me in questo caso. Alfiere D1 sembra molto, molto forte, se funziona funziona in modo molto fortunoso e in effetti non sembra funzionare. Torre H2, abbiamo torre G2. Ok, torre G2 c'è un'intermedia perché questa è in presa, quindi si minaccia a torre per scacco e rimangiare l'alfiere. E scacco, mangio. Lui ha questo scacco fastidioso e noi andiamo da dietro a mangiare il pedone A. Questo lo dobbiamo mangiare. Disastro. Ok, mi sono distratto, suonata la sveglia. Ok,
ha perso la concentrazione. Lì si poteva ancora pareggiare semplicemente muovendo i re verso i pedoni laterali. 44 minuti al termine, 33 punti, siamo ancora lì un punto, però come vedete sono tantissimi giocatori presenti. E seconda sconfitta consecutiva, sempre contro lo stesso, contro Clotera, che ha 2500 punti. E vediamo un po' che giochiamo adesso. Giochiamo una Karokan. Karokan, che poi dalla Karokan si passa alla moderna, quindi si gioca tutt'altra apertura. Questa alfiere non mi serve, sono contento se te lo cambio. E infatti, giocando in questo modo, effettivamente riesco a cambiarlo. L'idea potrebbe essere cavallo c5, cavallo d6, cavallo d4. Ok, questa devo ammetto che l'ho sottovalutata. Cavallo c7, blocchiamo. Ok, quando non sappiamo che fare proviamo a prendere spazio con i pedoni laterali. Tipo così. Attacco un pedone che non è difeso da nessuno. Se di 4, salto al centro, sono contento. I miei due cavalli si trovano in una posizione molto strana. E a questo punto direi di 4. Ma sì, di 4 devo sicuramente farla. Se c4 entro in c3. La classifica si sta accorciando, non c'è un grandissimo vantaggio sul secondo in classifica, tanto viene appena superato, più 3 per il mio avversario. Quindi dalle prossime si continua a giocare nuovamente con la modalità Berserk. Qui c'è un doppio attacco. Doppio attacco sul pedone e devo aprire il centro. Qua in caso di cattura riprendo cavallo a6, comunque pedone per e5 è quello che voglio fare, e a quel punto cerco di aprire le case nere. Donna c2, sì, mangio il pedone, ma non mi preoccupa. Qui catturo, se mi prende l'ID ho questo scacco intermedio, e a questo punto sicuramente c'è qualche intermedia. Vediamo un po' come possiamo crearla. Tanto donna 5, difendo, mantengo più tempo sull'orologio e mi preparo a giocare torre di 8 per indebolire il punto di 4. A volte questo punto di 4 si può indebolire anche con torre per f3. Lui va a caccia di un pedone e, come dicevo, voglio comunque creare un tema tattico. 80 idee al riguardo, cavallo b4 minaccia cavallo per a2. Quindi sto ulteriormente creando dei problemi a lui e sto ritardando la sua cattura su c3. Cavallo per a2 è chiaramente la mia idea. E difende, però è caduto in un doppio. Dunque, cosa potremmo dire? Abbiamo imparato che mettendo sotto pressione il vostro avversario, mossa dopo mossa, anche nelle posizioni più difficili, poi alla fine c'è quel colpo tattico che risolve. E quando voi attaccate il vostro avversario, attacco, poi alla fine, e prima o poi lui perde la concentrazione, perde il controllo. E sempre in ottica di creare tattiche, come vedete qui c'è un'altra mossa risolutiva: alfiere per d4, scacco, risolve tutto. Quindi la torre elimina il difensore e la tattica al centro, la tattica sulle case nere di cui parlavo prima, si è creata, e dunque accorciamo la classifica, situazione in classifica. Il mio avversario resta lì, 36 punti, quindi alfiere per d4. Ok, alfiere per d4 è più che vincente. E a questo punto donna 1, sfruttando nuovamente l'inchiodatura, la torre è inchiodatissima, e quindi donna per e3 sarà la prossima. Donna per e3, potrei anche fare il premove, spero che lui abbandoni. Perfetto, e si ricomincia. E ricomincia la scalata verso la prima posizione. Per adesso sono a meno 1 dal mio avversario, quindi adesso la prossima la giocheremo senz'altro con la modalità Berserk per accorciare. Performance alta, 2618, quindi una buona performance. Di nuovo contro Clotera, con lui Berserk non lo facciamo e giochiamoci questa nuova variante che abbiamo provato a giocare prima. Punto ti spingo f4 e c'è un rientro in una francese. Cavallo f3, questo pedone lo prendiamo con calma.
e Re F1 credo che sia molto interessante. Poi A3 e dunque B4. B4. Pedone lo prendiamo e lo prenderemo con calma. Nel frattempo diamo fastidio a questo alfiere. Quindi H4 vuole fare H5. Perfetto. Vediamo un po' come si potrebbe creare della tattica. Alfiere per purtroppo non funziona. Però cavallo per D4 possiamo già giocarla. Alfiere per. Ok, quindi donna cattura. E direi che sono soddisfatto di questa posizione. Vediamo se tatticamente c'è qualcosa che mi sfugge. E lui vuole fare cavallo G3, chiaramente. Se giocassi Re F2, cavallo per, o alfiere per. Quindi devo giocare. Ok, alfiere per sarebbe terribile. E alfiere F2 molto rischiosa. Quindi devo giocare questa. Sacrificando il pedone H perché ci potrebbe essere alfiere per D4, cavallo per e poi si attacca. Adesso direi che C3. C3 la giochiamo. Qui mi dovrei preparare a fare G4. Torre D1. Sposto il mio re. Non sono sicurissimo di queste mosse perché sono comunque lungo la sua diagonale. E infatti non era possibile. Qui torre per F, dopo torre per F3 probabilmente abbandono. Ok, tatticamente è stato più bravo. 37 minuti al termine, ho perso delle posizioni, credo che anche il numero 2 in classifica sia italiano, no, spagnolo. E il primo chi è? Ok, dall'Iran. Dopo modalità Berserk, cerchiamo di recuperare posizioni in classifica. 3-0 da parte di Clotera non mi sta bene. Ok, 8 secondi, 7 secondi. Ci giochiamo una Caro Kann. Probabilmente mi cattura. Ok, diciamo mi cattura perché solitamente quando un giocatore affronta il Berserk cerca sempre di giocare quelle linee pattaiole pari che tendono ottenere posizioni tranquille e quindi quasi mi aspettavo la variante di cambio. Forse qui H4 per lui è molto interessante. Io nel frattempo mi preparo ad avere controgioco dall'altro lato. E quindi B4 la gioco, donna 5 gioco anche questa. Per lui H4, quando lui farà H4 io cercherò di attaccare il suo punto in C3. E qui direi cavallo cattura. Quindi pedone per C3, se do la per cambio tutto e poi resta la debolezza. Altrimenti cavallo E4. Cavallo E4 va bene perché quando lui mi cambia, poi la donna interviene e magicamente ritorna in gioco via E5. Quindi qui faccio torre 8, minaccio alfiere per E5 e donna per E5. D'accordo, andiamo alfiere per. O anche E3 interessante. Forse E3 è quella più corretta. Anche torre per E5. Momento tattico, ma il tempo è poco. Va bene, cerchiamo di essere materialisti. Alla prossima catturiamo questo pedone. Dopodiché difendiamo tutto con alfiere F5 e proviamo a fare un po' di pressione su questo pedone che è rimasto un po' più indietro. Un minuto in meno. Qui cambio tutto e proviamo a giocarci il finale. Che tende al pari, però non è detto che sia pari. Tanto il mio re deve essere migliorato. Torre in C4 blocca, prepara il raddoppio. È chiaramente una mossa attiva. Raddoppiamo, minaccio questa. Torre 3 naturale, in realtà deve rompere con G4, mossa che ha appena giocato, e a questo punto il mio re è più attivo. Re F4 ed F5, mantengo il pedone
al centrale che mi dà più spazio. Nel frattempo cercherò di manovrare da questo lato oppure da quest'altro. Altra idea, R5, F4. Quindi la posizione è sicuramente più comoda. Ok, proviamo da questo lato. F4 guadagnerebbe la torre in questo momento. E adesso prendiamo spazio così. Torre G2 è la minaccia. Se mi cattura, probabilmente F4. Ok, vediamo un po' come possiamo proseguire. Magari raddoppio. Se mi cattura, dicevo F4, la mia idea è entrare da qui. Ok, come vedete adesso entro con le torri e chiaramente qualche difficoltà la creo. Ok, qui è caduto in una rete di matto. Buon per me, 38, il primo in fuga, 44, vediamo se riusciamo a recuperarlo, intanto quasi 1500 giocatori iscritti. Siamo lì, siamo terzi, ma la performance è ancora alta, prossima a 2600, mentre il primo, ok, 2518, notevole, 2410, e Clotera sta ancora lì, ok. Nuovamente, modalità Berserk, giochiamo l'apertura, reti. Ok, apertura reti che poi diventa tutt'altra cosa, diventa una specie di catalana. Qui giochiamo sulle case nere, la mia idea è bloccare su questa casa, quindi alfiere F4, voglio andare qui, il cavallo vuole andare sulle case nere in questo modo, e nel mentre aumento il controllo. Qui cavallo A4 sembra una mossa tra virgolette gratuita, ma questa... Vediamo cosa c'è, alfiere 30. Ci sono temi di intrappolare la donna. Cavallo B6, attacco qui, attacco qui. Torre B8, alfiere F4. Tanto cavallo per D7, le brutte, e torre per C6, che mi va bene. Quindi cavallo per D7 è già una mossa interessante. E alfiere F4, insistiamo. Qui non siamo in grado di intrappolarla, penso, forse sì, ma non è chiaro. Intanto alfiere C7 guadagna la qualità, la torre intrappola, quindi aspettiamo, perché comunque intrappola. Magari qui preparo alfiere F1 che intrappola la donna. Ok, alfiere F1 intrappola la donna, se non ho sbagliato i miei calcoli. Beh, ancora in realtà questa. Ok, sì, ho sbagliato i miei calcoli, però cavallo per C8, qua mi cambia le donne, e mangio in A5. E come si diceva prima, tutto sulle case nere, e già, quindi devo bloccare sulle case nere perché voglio attaccare. Intanto attiviamo i pezzi, qui minaccio alfiere per torre per D7. Raddoppiamo, minaccio torre B8, che è vincente, torre B8 è vincente perché poi l'alfiere suo ritorna indietro. E dunque alfiere F6 vincerà per ovvi temi di matto, che abbiamo una torre di vantaggio. Ok, la parte tattica non è riuscita a gestirla nel migliore dei modi. Continuiamo. Ok, mio avversario fa il berserk, questa volta non lo faccio. Cerco di giocare un po' più solido. Cavallo di 7, questo pedone comunque sia, si recupera. Siamo nel pieno della variante della carocanna. E qui cavallo E5, forse ha preparato qualche tattica, ma non credo che ci siano tattiche qui. Questa è la posizione vista e rivista. Cavallo qui, forse alfiere B4 era più precisa, comunque ho creato un pedone in più dopo l'apertura. E il mio avversario sicuramente è stato influenzato dal fatto di fare berserk. Ok, questo è impresa, quindi portiamolo in avanti, A5. A5, cavallo E4, si è creato dello spazio quindi lo occupo. Cavallo E5, cambiando. Cambiamo pezzi, in realtà ho più spazio quindi mi va bene. Vediamo un po' se c'è qualche tattica nell'area, altrimenti torre C8. E cambiamo anche le torri. Bene, facciamo questa.
Alfiere FSI. Ho un minuto in più, dettato dal tempo. Chiaramente lui ha fatto Berserk, ha dimezzato il suo tempo. E io no. Cavallo per C5, qua ci sono temi di scacchi su questa casa. Quindi già alfiere qua, molto interessante. Ed è proprio quello che faccio. Alfiere scacco. Alfiere per C5 si potrebbe provare. Altrimenti faccio questa. Settore di 1, dono F2. E su questa, torre 8. Vediamo se c'è qualche tattica, tanto ripetiamo. Non vuole ripetere, qua si è creato un tema di matto, perché donna per H2 sarebbe matto. E su G3 ho comunque donna E4 che cambia tutto. Altrimenti alfiere per C7. Alfiere per G3, mi mangio in E6. Io rimangio, cavallo però potrebbe andare bene per me. Forse un torre F8 comunque. Questa prima. E qui si è beccato matto. Ok, non è così facile giocare contro il Berserk, perché poi viene tra virgolette l'ansia di dover dimostrare e di vincere perché si ha un minuto in più. Ok, giochiamoci un'altra partita, questa è la quarta contro Clotera. E ci giochiamo una catalana. E giochiamoci una catalana, qui gioco B3. Linea abbastanza teorica, rocco, donna C2, siamo ancora in piena teoria, l'idea del bianco è quella di fare 4 e qui credo che la teoria dica cavallo D2 o anche torre di 1 se mi cattura 4, quindi gambettando il pedone o comunque cavallo D2 su C5 catturo qui. Forse prima cattura in C5. La donna non sta bene lì. Qui ho alfiere A3. Alfiere A3, catturo in D5. Cavallo per, alfiere per. A questo punto mi sposto. E dal punto di vista posizionale, il bianco dovrebbe essere soddisfatto. Tatticamente forse c'è qualcosa qui. Intanto io qui cambio tutto. Ok, alfiere per E2, torre 1. Questa fastidiosissima D3. Vediamo un po' se possiamo evitare che D3 sia realmente un problema. Dovrei fare un alfiere F1. Va bene, cambio. Chiaramente mi vuole cambiare tutti i pezzi, cosa che io non voglio. O meno, se mi cambi almeno mi porti i pezzi in posizione attiva. E qui ho perso un pezzo. Ok, in realtà non l'ho perso, ma quasi. Cavallo C4, anche adesso, un po' come prima, diciamo che la mia posizione contro Clotera è compromessa. Quindi fine della classifica, probabilmente farò qualche altra mossa, vediamo se riesco a creare qualche tema tattico, ma tendenzialmente già sono prossimo all'abbandono. Chissà chi è, chissà se lo conosco. E va bene, questo devo cambiarlo, mi prende F3, idea F2. Qui direi cavallo E5, magari cavallo C6, cavallo E7. Comunque il mio piano è giocare re F2 e ok, cavallo C6. Re F2 la facciamo, attiviamo una torre qui, cavallo C3, intanto un pedone lascia la scacchiera. E il prossimo potrebbe essere il pedone B4.
Ok, torre c8 sembra forte perché inchiota, ma cavallo e7 confuta tutto. Scacco e doppio. Quindi cavallo per b4 sarà è la mia prossima mossa. Se cambio i cavalli è molto. Dovrebbe essere facile difendere. Ok, lui giustamente non me li vuole cambiare. E Rg1 obbligato. Vediamo un po' se controlliamo tutto. Cavallo f4 o torre qui. Idea torre per 2. Finale di torri 3 contro 2 è comunque pareggiabile, così come il finale con i cavalli in gioco, quindi devo cambiare o una torre o un cavallo. E cavallo f4. G5 è la più ambiziosa per lui. Però c'è comunque cavallo e2. Perché minaccio questo. E su cavallo 3 pensavo cavallo d4. E se si sposta, torre per ottima intermedia. Qui voglio semplicemente cambiare le torri. C'è una differenza con l'altro finale che ho giocato con lui, perché prima il mio re era tagliato totalmente fuori, invece adesso è parzialmente in gioco. Tiriamo la torre, vabbè, la metto qui sulla traversa, vediamo come vuole progredire. Scacco, torniamo indietro. Scacco. Scacco. Ok, abbiamo frepatta, accettiamo. E si continua, siamo ancora lì, primi in classifica, più 3 sul secondo, quindi è il momento di allungare. E quindi modalità Berserk, si continua. Ci giochiamo una. Non so che cos'è questa. Intanto ho fatto qualcosa di strano. Beh, intanto questo scacco è lì, così naturale, che glielo diamo. Anche cavallo 4. Cavallo 4 minaccia cavallo per c3. E su questa f5. Coppia degli alfieri in gioco. Questo è un pedone in presa. Quindi è vero che abbiamo la coppia degli alfieri in gioco, ma abbiamo appena perso un pedone in modo molto banale. E vediamo un po'. b6, magari c5. Creando tattica contro questa torre che non ha difesa. E c5 lo stesso. Prepare. Qui prendiamo di re. Cavallo d5, donna qua. Alfiere 6. Probabilmente mi vuole cambiare le donne, ma io prendo questo. E vediamo un po'. Tanto alfiere per d5 è la minaccia. Questo mi prende. Attacco, non può più difenderlo secondo i miei calcoli. Calcoli ovviamente rapidi. In un secondo immaginavo che questo pedone non fosse più difendibile. E adesso vediamo che tipo di finale vuole giocare. Il finale di torri, anche lui è un finalista e noi accettiamo la sfida. Ok, allora in tutti i finali di torri è importantissima l'attività del re, quindi il suo re lo taglio fuori e la mia idea è mangiare questo. Stesso concetto di prima. E a questo punto mettiamo. Scacco, devo farlo. Faccio questo. 46 secondi, nascondo il mio re lì dove nessuno può più attaccarlo. E barattiamo, ok, pedone H con il pedone A. Vediamo un po', facciamo questo. Chiaramente questa mossa che ho fatto di torre era un tempo perso, un tempo che si poteva utilizzare per altro. Attacchiamo, qui siamo di nuovo verso una possibile ripetizione, ma provo a giocare per vincere, quindi scacco, torre per E3 alla prossima, voglio mangiare F3, a questo punto così, scacco di nuovo e prendiamo spazio con il re. Ok, se sposta la torre, ho torre per, quindi. Come vedete sto cercando di prendere spazio e ci sarà un momento in cui prendo. Ok, a questo punto dovrebbe fare torre g1. E corretto. Questo è un finale che chiaramente tende all'essere pari, quindi una ripetizione l'accetterò volentieri.
Ah, devo torre G4. Facciamo adesso. Torre G4. Ho sbagliato perché in caso di promozione mi avrebbe fregato. Questo finale era molto facile. Niente, arriva una sconfitta. 47, tutto ancora in discussione. 20 minuti al termine. 1700 giocatori in gara. Questo era un finale più che pareggiabile, se non vinto. Caro Khan, contro di lui abbiamo giocato prima. E forse anche prima ho giocato esattamente in questo modo. E cambiamo. Prima ho giocato, credo, la spinta del pedone A, adesso gioco C5 per dare la casa libera al cavallo. E a questo punto vediamo un po' quale potrebbe essere il tema dinamico. Cercare di aprire degli spazi contro la donna, quindi B6, alfiere A6 potrebbe essere un tema. Ok, cavallo D7, attacco il pedone, qui alfiere A6 è caduto in questa minaccia tattica facilmente controllabile. Dunque, mi preparo all'apertura del centro, qualità in più. Va più che bene. Quindi F6, l'idea è facile, prendo in E5, cavallo per E5, prendo, cambio tutto in E5. E ovviamente ci sono tanti temi tattici. Questo non è chiaro come difenderlo. Donna C7 è vero che lo difende, però cavallo D7 porta un altro attaccante e lui manca un nuovo difensore, dunque mi fa la mossa più corretta, che è quella di inchiodarmi. Torre C8, non si sa mai, magari l'idea è donna B8 e a quel punto resta realmente senza difensori. Ok, donna B7, cambiamo un po' tutto, questo cavallo è bene che ripieghi. Non so se ha qualche tattica, cavallo per E5 penso sia un buon tema tattico. O anche D4, forse D4 è ancora la più corretta. C'è una sfilza di giocatori, probabilmente dall'1 al 12 tutti potenzialmente possono ancora vincere. E quindi questo, in questo momento, vediamo un po' come andrà. Ok, 1 minuto 30 per lui, sono ancora lì 47, ma come vedete il terzo in classifica alla fiamma. In caso di vittoria fa più 4. E, va bene, riorganizziamo i nostri pezzi. Adesso sì, che cavallo per E5. Cavallo per E5 dovrebbe funzionare. Va bene, torre F8. Non voglio pensare troppo. E6. Facciamo cavallo F6. Senza pensar troppo, un minuto in più per me. Alfiere per C6, torre per C6, altrimenti D4. Quindi vediamo un po' come continuare. Sono le 20, sono le 8 e 14, mancano 16 minuti al termine. Quindi questo torneo si interrompe tra poco. E torre di 8, rafforziamo il pedone in più, portiamolo in avanti. Ok, semplificazioni, secondo i miei calcoli mi vanno più che bene. Magari torre D6, difendo, mantengo un contatto su questo pedone. Qui forse alfiere D3, che è abbastanza noiosa. Devo dire che si è difeso bene. Si è difeso bene. Donna C8. Ok, alfiere per B6, può farla. Un minuto in più. Ok, alfiere per B6, torre C3, forse donna C3, obbligando il cambio delle donne. Magari donna D4, torre C1. La donna D4 non può farla, la donna è in sovraccarico. Ammetto che istintivamente l'ingresso in C3 è quello che pensavo, però effettivamente guardando un po' meglio guadagna un pezzo perché la donna è in sovraccarico, perché doveva difendere due punti. Quindi torre per cavallo, vediamo se arriva l'abbandono, potrebbe arrivare cavallo E4. Cavallo E4, qui decisivo, minaccio l'alfiere, minaccio la donna. Mi hanno appena superato, 48 per Carla. Io sono lì, seconda posizione, vediamo se abbandonerà. E cerchiamo di vincere questo torneo, 2 secondi, 1 secondo, ok. E peccato,
non abbandoni. Vabbè, facciamo una mossa qualunque perché vincerò per il tempo. Aveva un decimo di secondo, 49 per me, 48 il secondo. Cerchiamo di accelerare senza. Dobbiamo gestire il vantaggio senza giocare troppo con la modalità Berserk. Di 5, in realtà è caduto in una trappola. Ok, qui è anche un premove di troppo. Ha perso un pezzo con attacco, speriamo che abbandoni. No, cambiamo le donne. La minaccia resta. Cavallo C7 resta, deve fare Re di 8 per provare a salvare il salvabile. Non è stato così, ottimo, seconda vittoria, questa dura da pochissimo, 30 secondi, 51 per me, ho di nuovo la fiamma, vediamo se riusciamo ad allungare, sarebbe l'ideale vincere in due consecutive e poi rallentare. E come vedete, dicevo prima, ci sono tanti giocatori con queste due lettere arancioni accanto al proprio nome, sono il titolo internazionale, tipo qua, IM, Maestro Internazionale, e così via. Qui giochiamo con la modalità Berserk perché il mio avversario è un elo inferiore al mio. Si continua. Fiere G6, questa è una variante di cambio che abbiamo già visto. Fiere F5 è un'idea interessante. Tanto tempo fa, anni fa, studiavo questa linea e consideravo questa posizione molto promettente per il nero perché l'apertura della colonna, tanto questo cambio. Se mi prende di cavallo c'è la forchetta. Ah, anche cavallo per G5 subito. E dicevo che l'apertura della colonna G chiaramente mi dava l'idea di aprire la torre contro il suo re. Cavallo per G5 immediata, ovviamente, sarebbe stata la più forte. E vediamo come continuare. E5 apriamo tutti gli spazi. Idea è 4. Ok, catturiamo, l'idea resta esattamente la stessa. D4, cambiamo tutto. Donna B3, poco importa, mi sposterò. Donna B3, mi sposto. Cavallo E6 rafforza la posizione. Il mio pezzo in più è questo cavallo che adesso ha anche idee molto fastidiose, tipo il doppio N2. Vediamo se lo vede. Ok, l'ha visto. E l'altra idea è giocare a 5 senza permettere che lui potesse entrare. Il mio cavallo in D3 si trova molto bene, si trova così bene che voglio mantenerlo. Dunque E4 per mantenere quel cavallo e adesso tatticamente ci sono ingressi qui. Ok, con un pezzo in più è più tutto più facile, qui i pezzi in più diventano due. Non so perché abbia fatto così. E vabbè, qua mi sposto e ci sono temi di vortice con cavallo F2. Ma anche temi di matto, vediamo se c'è effettivamente il tema di matto. Cavallo F2, donna B8, scacco. Ok, ancora G3 in realtà. E ancora G3. Vabbè, cambiamo tutto senza rischiare di perdere tempo. Qui in questa posizione non si rischia nulla, si rischia soltanto di perdere tempo e secondi importanti per fare altre partite. E3 difende tutto. Quando lo si sposta è il momento in che interviene la nostra torre. E torre per E5 vincente, cavallo E4, tre attaccanti, non può difendere di più. Adesso il mio pedone libero è decisivo, promuove e quindi nuova vittoria, 56, si continua, 56, giochiamo una variante Alapin della siciliana che adesso forse rientrerà in un'altra apertura. Ok, questo cavallo in E4 in realtà non sta per niente bene e mi ha fatto una cosa strana che ammetto che non conosco. Se donna B3, forse donna H4 è la sua idea. Ok, allora non conosco questa posizione, però vado a intuito, voglio evitare che lui mi doppi questo pedone. Vediamo cosa succede su F3. Oppure torre B1. Torre B1 per evitare che cavallo per D4 sia fastidiosa. Quindi cavallo per D4 è la mossa noiosa da evitare. Infatti ho spostato la torre per evitare appunto che mi dia scacco. Non dovrebbe funzionare adesso perché catturo, prendo. Ah, ok, effettivamente si rifà su questo. Ha visto meglio di me. Visto meglio di me,
questa posizione adesso è molto difficile. Andiamo 3-5, 2-4-6. Questo pedone in realtà rischia di essere perso, quindi devo difenderlo. Immagino che arrocchi. Strategia migliore per lui è arroccare e aprire il centro. 9 minuti al termine. Alfiere di 3. Voglio fare alfiere per H7 e donna di 3 recuperando un pedone. E ok, tu mi chiudi il gioco, mi va più che bene. Magari facciamo alfiere di 2, allontaniamo la donna e blocchiamo su D6. Ti attacco. Qui ti blocco in D6 e almeno per adesso in parte sono soddisfatto. Comunque non hai, diciamo, questo alfiere è rimasto fuori gioco. Sul alfiere C5 lo cambio e sul alfiere 3 re 2 è altrettanto fastidiosa, la donna tiene tutto, quindi qua cambio. Non voglio dare controgioco, vabbè, donna per C5 comunque va fatta. Alfiere qui non può farla perché c'è la torre. Forse donna H4, adesso in realtà sto molto meglio io, limitiamo le sue possibilità, quindi donna H4 è stata appena, cioè l'ho giocata per evitare quest'idea. Ok, alfiere per re per e D6, forse questo è il seguito migliore per lui, sfruttando la posizione del mio re centrale, più 6 sul secondo in classifica, quindi questa vittoria mi aiuterebbe tantissimo. Tanto adesso alfiere per, catturo, D6 è quello che deve fare. Tutte le semplificazioni mi vanno bene perché ho più spazio, il pedone è rimasto indietro. E torre B7, adesso mi preparo con donna C7 e a cambiare le donne, forse qui donna B6 semplicemente. Con donna C7. Ok, lui vuole fare questa, torre scacco. Proviamo con donna C7. Torre scacco, re 2 e magari voglio fare. Sicuramente voglio giocare torre di 1 e semplificare. Ok, lui da parte sua chiaramente vuole entrare. E torre qui, così evitiamo e cambiamo anche le donne. Cambiate le donne a torre di 1. O comunque cambiate le donne o anche torre per A4, ma considero molto più sicura per me la posizione in cui elimino anche una torre della scacchiera. Ok, questo cambio va fatto, anche se è rischioso. Facciamo donna B7. Cambieremo dopo. E su questa inizialmente volevo fare torre D1, oppure torre C7, magari la stessa idea, perché torre per D7 effettivamente continua a cambiare le donne e toglie anche un pezzo dalla scacchiera. Più 6 sul secondo, 6 minuti al termine, più o meno sono 2-3 partite. Quindi donna per C7, ricambio, e qui direi che cambio tutto, torre per D7. Qui sono stato impreciso perché gli ho dato il controgioco, o comunque donna per B8. Ok, non ho dato alcun controgioco. Un po' fortunoso però. Si dice che nei finali il re aiuti sempre i pedoni più deboli, quindi io sposto il mio re verso il pedone debole. Adesso la mia idea è torre per B2 e re C2. Quindi re C3 e mi avvicino verso il mio pedone debole, ma anche il suo è un pedone debole. Qui torre D6 vincente. Vincente per due motivi, potrei anche andare qui in realtà, però facciamo, gioco la linea più semplice senza calcolare troppo, pedone lontano vince sempre, quindi senza calcolare troppo questo pedone va facilmente a promozione. Vinto per il tempo più 10, più 10 5 minuti al termine è un vantaggio che mi fa affermare che avrò vinto, che ho sicuramente vinto il torneo generale di Lichess. Non ho visto quanti partecipanti, comunque finita questa partita controllerò. E allora, questa linea l'abbiamo giocata un po' prima, molto simile. Ok, lui ha giocato un
e un attacco Panov della Karukan. A questo punto la rottura centrale è molto forte e non può prendere, potrebbe farlo, però è sconsigliato perché poi la sua debolezza si trasferisce immediatamente su C3. F5 minaccia di vincere, F4 intrappola il suo alfiere. In realtà anche su G3 sicuramente giocherà F4 lo stesso. Sì, deve fare quella che ha giocato appena adesso in partita. E G5, insistiamo, alfiere D6, quella che farà, torre F6. A volte posso anche fare torre per D6 con attacco iniziativa. Cosa dovrebbe fare lui? Cercare controgioco su questo pedone. Quindi donna B3 puntando il re. E puntando anche il pedone B7. Ok, lui mi cambia e mi preparo alla presa di spazio. F3 è ciò che voglio fare. E F3 la giochiamo lo stesso. Ok, quindi direi pedone per G2 forte, minaccio torre per F2. Non so come può controllare tutte queste minacce. E alfiere per e torre F3 mi sembrano molto forti, attacco H3. In realtà preparo anche H5. La cui idea è successivamente fare pressione su H3. Ok, donna F4, cavallo per D5, donna H4, sì, vincente. E calcolo rapido, pochi secondi, però la mia idea è fare così e così. Quindi questa è la prima, lui dovrà difendere. A quel punto arriva anche l'altra torre. Torre per F2 è immediata. Ok, forse ancora non sono in grado di farlo. La mossa di attesa. Dopodiché porto anche il cavallo in gioco. Infatti torre F5 magari sarebbe stata la più corretta. Portiamo il cavallo in gioco da qui. Come vedete le sue mosse non sono tante. Cavallo G6 è decisiva. Sono arrivato con il cavallo. Il cavallo arriva in F4, cade H3 con matto a seguire. Potrei probabilmente anche premuovere. Non ha modo di impedire cavallo F4. Quindi un minuto in meno, premossa, 20 secondi sull'orologio e cavallo F4 porta al matto a seguire. E torre per H3 o cavallo per H3? Cavallo per H3. Cosa strana, vabbè, comunque qui c'è matto. Alla prossima con torre H1, nuovo premuovo, manca un minuto e 40 e dopo questa partita sono sicuramente primo in classifica in questo torneo giornaliero di chess. Ok, ecco il matto di... Ok, non è ancora matto. 13 secondi alla fine. Faccio donna per due, forse. Vabbè, donna per due. Come il matto, lui fuggire. Mangiamo qui, matto sulla scacchiera. Torniamo al torneo. Manca un minuto al termine, 65 punti. Ci sono 1822 giocatori presenti, quindi... E vinco il torneo giornaliero di Lichess. Cosa vinco? Diciamo che quando si vincono questi tornei, Lichess ti mette lì, proprio lì, in prima pagina, scrivendo il tuo nome e la vittoria. Si gioca per la gloria, per l'allenamento, è didatticamente interessante poi rivedere le proprie partite, soprattutto quelle che poi uno perde. Infatti questo è anche un invito che do a tutti, analizzate le vostre partite, non soltanto quelle vinte, ok, è facile. E nelle partite perse si impara un po' di più. La mia performance finale è 2588. Ho giocato 23 partite, 78% di percentuale di vittoria, 22 secondi alla fine. Tra qualche istante vedrete lì il podio con il mio nome lì davanti a tutti. Ci sono tanti giocatori titolati presenti qui nella schermata finale nella top 10 due maestri internazionali, ma sicuramente ci sono anche questo Plotter col quale ho perso 3 partite, è senz'altro un titolato, non so che categoria, però è almeno maestro fila. Dunque il torneo si conclude, vinco il torneo giornaliero di Lichess.
Spero che sia stato divertente. Appuntamento al prossimo video e ricordate, giocate e soprattutto analizzate le vostre partite.